Grazie, come state? Spero bene. Allora, nuovo video chicchericcio anche oggi. Oggi sarà più lungo del solito perché, come potete ben vedere, ho fatto un sacco di cose in casa, faccende, cose varie. E quindi nulla, mi vedete meno attiva su YouTube, ma almeno ho commentato ad alcune di voi. Eh già. Questo video, aspetta un secondo che non stoppo questa volta, non faccio tagli né niente, però mi muovo a destra ma come un fantasma, vabbè. Aspettate un attimo perché sono un po' stretta. Cerco di mettermi più comoda possibile, un attimo. Ok, un attimo solo. Tanto mi soffia il naso, rieccomi. Allora, dunque, io ho soffiato il naso, vabbè, non mi importa, però ve l'ho detto. Allora, innanzitutto oggi ho fatto un sacco di faccende di casa, nel frattempo mi ho fatto anche le sopracciglia perché così non potevo stare e nulla. Dunque, cosa vi racconto di bello? Ho anche pulito un po' camera mia perché così non potevo stare. Vabbè, poi mi ho fatto il letto, ho rimesso un po' a posto il bagno, non di tanto, però una messa a posto gliel'ho data. E poi, ovviamente, ho lavato i piatti, ho spazzato per terra, insomma, un sacco di faccende, le solite faccende, le stesse cose che faccio quando registro i video con voi, anzi, insieme a voi. Non ho lavato più di tanto a terra, ho lavato solo un po', ho passato un attimo, come si può dire, ho passato un po' lo straccio da una parte per terra in cucina, il resto niente, non ho fatto nulla di chissà che. Il resto si può dire che ho lasciato a sé, ma non più di tanto perché io non ce la faccio vedere tutto in disordine. Adesso ho preso la mania di ogni cosa che la vedo in disordine o che la metto in disordine, la devo rimettere subito a posto. Mia mamma dice: ma sì, dai, può aspettare. No. Quasi quasi ogni cosa che lei mette in disordine o che la metto io addirittura in disordine, di tanto in tanto si può dire perché, vabbè, anche io ho i miei vizi di lasciare tutto in disordine, ma quando ho l'iniziativa, metto tutto a posto. E sì, ragazzi, così. E niente. Nel frattempo guardavo un po' di televisione e mi trascuravo un po'. Mi trascuravo, sì, trascuravo, no. Trastullavo, stavo dicendo, lo dire, trastullavo a guardare un po' di TV. E non sono uscita appunto tutta la giornata, come vi ho appena detto, di casa perché stavo facendo un po' di pulizie domestiche in casa. Quindi ecco perché. E niente, nel frattempo uscire, ma non proprio, non sono uscita. Ho anche una busta di prodotti bella e buona da farvi vedere, di altri cosmetici che ho terminato. Non è make up, ma è roba beauty e non beauty. Ho terminato i Vidal, ho terminato anche non solo altri bagnoschiuma, anche una maschera ho terminato, sì, quindi la devo rimettere qua dentro, poi appena sarà ve la faccio vedere. E niente, e questo era tutto. Poi cos'altro dirvi? Ah sì, se vedete così bello pulito la miniatura del video, ovvero così fluido, così limpido, via scorrendo. Quando aprirete questo video è perché io ho avuto la decenza, ovvero la brillante idea. Vabbè, sarà cosa scontata e logica, ma non vedevo più l'ora di pulire il mio telefono, così ho pulito anche il focus della telecamera. Tanto vabbè, anche gli occhiali, tutto ho pulito. Perché se non mi metto io a pulire non sono contenta. E così ho pulito anche la telecamera, il telefono, ho pulito lo specchio, ho pulito gli occhiali, tutto, sono tutta la mattina pulendo. Adesso ho lasciato mia nonna pulire perché
Lei, se non pulisce anche lei, non è contenta, voleva il suo turno e io lo sto dando. Insomma, come si suol dire, ci suddividiamo i turni di chi fa prima pulire. Vabbè, no, a parte gli scherzi, pulisco sia io che lei, però quando lei si vede troppo annoiata, per modo di dire che le piace pulire in casa sua, non vedo perché non devo dare spazio anche io a lei. Siccome anche casa sua, come anche casa mia, mi piace farla pulire anche lei. Mi piace. È sbagliato dire così, però le faccio pulire anche lei. Comunque, nulla. Volevo dirvi, innanzitutto ho terminato da un bel po' di tempo un'altra crema della Nivea, come potete ben vedere. Questa è Nivea. E il pack in plastica non ce l'ho perché l'ho buttato, ma pare che l'avevo già recensito in un altro video. Questa è molto buona, era. Poi un'altra che sto utilizzando al momento, non so neanche di che prezzo sia. Ah sì, 18 euro, 18 euro, ripeto, e sono realmente 18 euro. Dov'è? Eccolo qua, 18 euro di prodotto, ovvero Vichy col pack azzurro e il tappo in plastica bianco. E Aothermal, no, ma che ti sto dicendo? Acqua termal ricca, crema reidratante, perché io ho la pelle molto secca, se non si sa. Acido all'acido ialuronico, addirittura. Zucchero vegetale, vabbè, sti cavoli, lo sappiamo. Crema reidratante, ricca acqua. Acqualia, vabbè, acqua, ho capito. Thermal, nuova formula adatta alla pelle sensibile ipoallergenico. Acqua vulcanica di Vichy, vabbè, ho capito. Ok, e questo è quanto. E questo è il suo pack, la sua confezione, che era posta qua dentro la crema, come potete ben vedere. E ce n'è 47 grammi per 50 ml di prodotto. Vedete qui, non so dove vi sia scritto qui 50 ml di prodotto, non si vedrà mai, ma fidatevi. Mentre di questa 4,99, vedete il prezzo qua, 4,99 qui. Ok, per pelli secche e sensibili. Questo ce n'era, 50 ml di prodotto, sì, ecco qua, con un PAO di 12 mesi, sì, e anche questa, la confezione era così. Niente ragazzi, questo era tutto, io adesso vado in sala, perché ancora non so cosa devo fare, non ho idea proprio, cioè, l'idea ce l'ho però. Vabbè, ah, ho lavato tutti i pennelli che stavo utilizzando da giorni, anche senza toccarmi su YouTube. Questi sono tutti i miei pennelli puliti. Non so se si può vedere qualcosa, però sono tutti i miei bei pennelli puliti. Ancora stanno asciugando, però vabbè, li faccio asciugare. Non li utilizzo, cioè mi truccherò con le mani, anche se non è tanto igienico. Però il resto è già fatto, vedete, stanno tutti belli asciugando. Non so cosa si possa vedere. Ecco qua. Stanno belli asciugando. Ora li metto qui su. Ops, scusate, ma devo metterli a posto. E nulla, io li lascio così all'aria asciugare. Non li metto sul davanzale della finestra perché ho paura che mi cadano giù. E se qualcuno passa per caso sotto casa mia, è capace che se li metto in tasca e ciao, buonanotte, sono fritta. Sono fottuta, come suol dire. Non mi va proprio di farmi prendere un pennello, perché il pennello costa anche tanto. Se vado a prenderlo o in farmacia o su siti internet. E io ve l'ho detto giorni fa o anche mesi fa che io online non acquisto più per un valido motivo, che non sto qua a riferirvi. No, non sono arrabbiata, ragazzi, per niente. Però si dà il caso che, allora, uno Sephora non a tutti fa sconti. Uno Sephora non ha tutto da campioncini a tutti quante o a tutti quanti, e dipende dove vai da Sephora.
Non voglio fare brutta pubblicità sempre, però dai ragazzi, non si può così, non esiste proprio. E nulla. Poi un pennello che ho preso dai cinesi, che non è fisicamente, ma o fisicamente l'ho preso, non mi ricordo, no, l'ho preso online ed è questo qua, che non mi ricordo manco il nome, boh vabbè, questo, che c'ha un nomignolo strano, vedete? No. Non si vede, o oh, sì, forse sì. Aspettate che spengo questo. Sì, adesso si dovrebbe vedere. Ok, questo qua che c'è le setole belle morbidose, l'ho preso dai cinesi su AliExpress l'ho preso. Ed è stra buono. Poi ce n'è altre, io non sto qua a farvi vedere, però ce n'è tantissimi. E niente, allora, innanzitutto voglio farvi vedere questo lungo video che finisco tutte le mie palette che ho. Allora, io ho queste, tanto che sono qua a farvi il video, queste qua della Shewell Deluxe Collection, questa, e sarebbe questa qua. Poi c'è questa qui, questa Sopix, questa. Poi ne ho un'altra, che questa non so, vabbè, Deborah, vabbè, questa di Deborah, regalata, omaggiata da una mia amica che ho conosciuto sempre qua su internet, ed è bellissima, però non so come aprirla perché, ah, ecco qua, si è aperta. Qua ci sono gli applicatori, sì, vabbè, non se ne è andato anche la velina. E questa, aspettate un attimo, prendo la velina, facciamo tutto in diretta, guardate. Ok, olè. Se sentite scricchiolare, è la mia sedia che è una schifezza pazzesca, ma vabbè, dettagli. Allora, questa è la palette che vi sto facendo vedere. Questi sono due ombretti più, non so se sia una cipria o sì, una cipria questa dovrebbe essere. Una cipria rosa, vabbè. Scusatemi il gioco di parole, ma è così. E niente, questa è una palette. Due ombretti, una cipria, un illuminante, due applicatori. Sì, due ombretti, appunto. Una cipria, un illuminante. Che due ombretti? Io qua ne vedo. Sì, due ombretti ne ho visto. E poi cos'altro c'è qua? Aspettate. Ah, ecco, ma no, uno non è un ombretto. Uno è un ombretto, sì, e l'altro un illuminante e un blush. Ah, allora, è vero, hanno ragione quelli a scrivere così dietro. Vedete qua, ci sono scritti, aspettate, che chiudo la paletta. Vedete qua, che ci sono scritti così. Due ombretti. Ok, qua. Due, allora una ci piace, ok, non l'avevo capito io, forse sono un po' rinco, vabbè, sono un po' rimbambito, ma ci sta, perché sto prendendo degli antibiotici per il dente, per i denti, quindi ho un mal di denti, quindi per forza di cose, che sono un po' rimba, ma non ci fate caso, sto anche prendendo dei fermenti lattici, perché se no non avrei forze a quest'ora, ragazzi, già ve lo dico. Allora, una cipria, vi stavo dicendo, e un illuminante, poi due applicatori, vedete, ecco qua, c'è scritto, quindi è vero quello che c'è scritto qua dentro, ed è vero anche che ci sono due ombretti più una cipria, sì, ecco qua, vedete, già. Va bene, raga, a parte questo che vi sto dicendo, mamma mia, perché non mi riesce di mettere le cose bene, ok. Poi, un'altra palette iconic, vedete, della Make Up Revolution. Il vecchio specchia un po', però vabbè, niente. Illuminante e terra, bronzer. Poi, qua cosa c'è? Un'altra palette della Pupa Vamp. Ecco qui. Poi qui un'altra palette e una della Huda Beauty. Faccio vedere prima quella Obsession, quella qui. Questa è la più vecchiotta che ho. Me l'ha omaggiata
una mia cara amica, sempre qua conosciuta su internet, non vi dico chi, però se lei vedrà questo video, che ne dubito, ma mai dire mai. E poi questa qua di Huda Beauty, Smoking High Obsession, ecco qua, Huda Beauty. Poi correggetemi se sbaglio, ma penso che si dica così. Io sono italo-americana, ma come se fossi una zucca marina. Per esempio, no, a parte scherzi, ragazzi, sono un po' arrugginita con l'inglese. Non mi linciate, grazie. E vabbè, poi cos'altro c'è? Ah, qua c'è un campioncino della Douglas, che vabbè, eccolo qua, che non l'ho ancora utilizzato, non so cosa aspetto. Ce n'è altri? No, ok. Qui c'è quest'altra palette che vi ho fatto vedere ieri. Mi sta scappando uno starnutto, ma vabbè, lasciamo perdere. Questo è Opulence di Zoeva. Eccolo qui. Stavo leggendo perché vi ho detto che mi è scappato uno starnutto. Mi stava scappando uno starnutto quando che l'ho trattenuto. Meno male. Comunque, Opulence di Zoeva, vedete? Sì. Intanto qua mi si sta scaricando anche la batteria, Opulence di Zoeva. Un attimo solo. Naked, tra poco metto la batteria a carica, altrimenti ciaone. Naked, vedete? Sì. Tendete un secondo. Allora, eccomi qui ragazze, non ho potuto fare altrimenti, ho dovuto mettere per forza il telefono in carica, tra l'altro manco mi vedete bene, quindi devo per forza mettervi, ok, così sì, che mi vedete bene. Allora, vi sto facendo vedere questa palette della Naked, da quanti colori? 12 colori credo che siano, sì, senz'altro. Vedete? Ok, poi Zoeva. Tanto non vi faccio vedere i colori, tanto sono sempre gli stessi, già lo sapete. Ecco, palette. Poi quest'altra qui. Poi quest'altra qua, che forse voi non avete ancora visto sul mio canale YouTube. Cos'è questa? Forever Flowers. Allora, dov'è che si apre? Da qui. La tengo sempre con la sua custodia per paura che si possano rompere. Ok. Mamma mia, quanto è bella sta paletta. La amo, solo che non ho ancora avuto modo di provarla. Vedete? O forse l'ho provata e manco mi ricordo. È nuova, nuova, nuova. Vedete? È bellissima. Sì, forse qualcuno l'ha usata, ma non mi ricordo. Comunque, non fa nulla. Vedete che bei colori sgargianti? Bellissimi, adoro. Una più bella dell'altro. Dove ho messo qui la velina? Eccola qua. Sì, mi stava anche cadendo. Molto bene. E questo è il suo packaging in latta. Flawless, qua. No, Flawless. Flawless, basta. Basta. The Makeup Revolution. Ecco qua. Vedete, si può fare anche ASMR con questa volendo. Poi c'è un'altra. Flawless 4 questa volta, sì. Questa qua. Che ha dei bellissimi colori. Ce l'ha qua. Il suo. Aspettate, niente. Ecco qua. Vedete? Già. Stavo anche sporcando. Muy bien. Poi cosa c'è qui? Pre-tirare, o come si dice, non so, comunque questa. Ecco qua, con tutti i suoi bei colori meravigliosi. Vedete che bella? Bellissima. E poi infine c'è un sacco di mascara che ancora devo provare. C'è questo mascara qui della Makeup Revolution, che ancora non ho avuto modo di provare, che prima o poi proverò. Vedete?
Adesso metto a posto queste. Qua. E niente. Altrimenti non mi ci entrano. Non entrano davvero. Non so come fare. A farli entrare. Mamma mia, che disordine che c'è da questa parte. Una cosa impressionante. Una cosa veramente impressionante. Cioè, per modo di farlo entrare per forza di cose. Sì, mi stava cadendo tutto qui. Ok. Finito? Sì, finito direi. Ho finito di fare un bordello, scusate. Allora, come profumo per la casa, vi stavo dicendo da quando ho pulito stamattina, ancora, anzi ancora no, ho dato, perché non è che non l'ho dato, l'ho dato, un bel profumo come I Tesori Orienti Hammam, pare che si chiama, spray aromatico per ambienti, argan e fiori d'arancio, questo qua, vedete ragazze, questo. Non so se si legge qualcosa, però vicino. Metti a fuoco, metti a fuoco. Vabbè, comunque questo. 250 ml di prodotto, vedete? Ecco qua. Questo è lo spray erogatore. E niente, questo è quanto. Quindi, ragazzi, tutto sommato, nulla. Come si dice? Pulito quasi tutta la casa, adesso sarà di nuovo da ripulire, ma credo che se la sta pulendo mia nonna, pulendo per modo di dire, perché poi ogni volta qua c'è sempre da ripulire, ma più si pulisce meglio è, perché è vero, la casa va vissuta, però dove c'è pulito si sta meglio, diciamoci la verità, lo dice anche Barbara dal canale Barbara M. Channel, sì, Barbara M. Channel, scusa se non mi ricordavo bene il tuo nome, ma stavo facendo un po' di confusione con un'altra YouTuber che non è Barbara, ma è una, vabbè, non ha importanza, stavo dicendo non Barbara, ma Emanuela P. No, tu sei Barbara M. Channel, sì, non mi ricordavo, comunque, scusatemi, ma ogni tanto io ho come una specie di blackout, come si dire, di, non so se si dice così, che non mi riesce a ricordare bene le cose, ma non importa. Forse può succedere a tutti, credo. Almeno spero di non essere l'unica a avere un blackout che non, come dire, mi impedisce ogni tanto di ricordarmi le cose. Comunque, vabbè, niente. Dettagli sono queste. E niente. Quindi, ragazze, voi cosa ne dite a parte il cane che fa? Cioè, nulla. Ah, ti ho tolto da questo bastone del selfie perché stavate per cadere e non era il caso di farvi cadere, quindi vi ho messi sopra, appoggiati sopra una scatola di tisane, quindi sperando che non si catapulti per terra il telefono, perché siete appoggiati al mobile del televisore, tra l'altro oltre alla mobile no, oltre alla scatola delle tisane, quindi vabbè. E niente, quindi questo, volevo dire questo qua, che questo è il bastone del selfie con cui eravate appoggiati voi praticamente dov'era. E niente. Ah, se mi chiedete, ma tu con cosa registri quando non te la senti proprio di voler registrare con una buona qualità video, quando te la senti di voler registrare con una buona qualità video, se non registri proprio col telefono? Allora, aspetta un attimo. È un po' complicata la situa. Registro con questa qua, la vedete questa cos'è? Una fotocamera della Canon, se riesco a farvelo vedere bene, vedete? Questa è la mia Canon. Voi direte, cosa aspetta a registrare con quella? Io registro quando riesco, perché di solito faccio prima registrare col telefonino, che il telefonino mi permette di registrare qualsiasi cosa voglio io. Tanto oggi siamo tutti armati di telefono, quindi perché non registrare col telefono direttamente? Ragazzi, è meglio. È nulla.
Quindi così è questo quanto. Già. E poi ragazze, infine volevo fare un video tag, non so se è già tag o se è un altro video tag che volevo fare, vabbè, sto un po' facendo gioco di parole come sempre, però ho visto gironzolare un video, non so se sono delle Martinos o se sono, aspettate, se sono delle Martinos o di altre ragazze che seguo su YouTube. Questo video delle palette, tutte le mie palette, oppure vi mostro le mie palette. Adesso non ho la benché minima idea, però l'ho visto girare questo video e ho detto: ma è un tag? Che cos'è? Perché non ho capito. Boh. Poi l'ho visto anche dal Van Gogh, in arte Van Gogh, che si chiama Vanessa, oppure anche dalla. No, aspetta. Può essere da Veronica, ovvero la bambina mai cresciuta. Non lo so, metto le mani avanti perché non ne ho idea. Boh. Starò facendo confusione, non so, però penso di sì che ho visto questo tag da tutti quanti. Addirittura da Elisa My Style. Sì, Elisa My Style. Michela Di Maio. Simon Love, che sarebbe Simona, non ho idea. Boh, comunque, ah, sto seguendo con tanto affetto e stima anche il canale di Kimono Blu, che sarebbe la gatta luna. Ciao, la gatta luna, bacio, abbraccio. Anche lei sta seguendo la gatta luna e mi sta tanto simpatica. Troppo carina quella donna, troppo brava. Ciao, gatta luna. Ti seguo sempre e ti stimo con tanto affetto. E nulla, penso che lei sia veneta, perché ha un modo di dire, di fare che mi sembra veneta lei. Non ne ho idea, ma penso di sì. Comunque, nulla, questo era tutto. Intanto, d'altra parte, vedete questo vestito che ancora lo devo provare. Anzi, l'ho provato e mi va bene. Io pensavo che qua i torace sono un po'. Dico in carne, ma in carne lo sono, che non mi andasse più bene, non mi stesse stretto. E invece no, vedete com'è questo vestito, adesso ve lo faccio vedere, perché come sono di fianchi, vi volevo dire innanzitutto, come sono di fianchi sono di spalle, così era la mia trisnonna, ovvero trisnonna sarebbe la mamma di mia nonna, era così come sono io era lei, mia nonna, mia bisnonna. Quindi ecco qua. O trisnonna, non so come si dice, comunque ci siamo capiti. Allora, questo è il vestito in questione, vedete? Ecco qua, alle tasche, alle maniche belle, ecco qua, belle lunghe. Non so dove posso arrivare perché non mi ricordo. Comunque, questo è il vestito e aspettate, vedete? Ecco qua, così. Bello, sì, mi piace da morire. E l'ho provato e pare che non mi stia stretto per niente. Anzi, è bello aderente, diciamo, dai. E nulla. Io intanto mi sto rilassando un po' qua con voi a chiacchierare. Ah, oltre ad aver finito un paio di queste, che non ne ho quasi più, me ne ho preso un altro. Questo lo vedrete sicuramente nel video di prodotti finiti, beauty, perché mi è piaciuto un botto. E ne ho un altro qua, ovviamente. Poi lo vedrete anche questo sicuramente quando registrerò il video dei prodotti beauty. Ok? Vedete? Mi ci sto trovando veramente molto bene con questo. Ecco. L'avete visto. E niente. Poi invece per struccarmici le mani quando sto facendo gli swatch per Instagram o anche per igienizzare le mani o la postazione trucco, utilizzo queste qua. Queste qua della 72 pezzi Baby Salvietto Hydrofill. Queste qua costavano 1,78 euro, vedete? 72 pezzi, dove c'è scritto? Ecco qua, 72 pezzi. Già.
niente, io li utilizzo lì per riserve, le tengo. Non sia mai che mi finiscono le veline, c'ho queste, ma queste a prescindere l'utilizzo. Per togliere i swatch più, come Mi chiede dire. della maglia. Allora ragazzi, tra poco stacco perché vorrei fare altri video, ma non so ancora quali, però mi devo decidere. E vi stavo dicendo cosa, ho perso il filo del discorso, vabbè. Non importa. Allora, vi dicevo che questo vestito mi sta leggermente aderente, è elastico, però almeno non mi stringe, non mi opprime qua nel petto o anche nel seno, quindi è top, mi piace e mi va più che bene. Quindi ve lo volevo darlo in beneficenza per quelli che danno tutte le cose che non gli servono più agli altri. Per esempio, se uno deve dare roba, dell'altra roba che non serve più, che non usa più o che non gli fa più bene, io appunto stavo facendo decluttering, però alla fine ho detto il decluttering lo faccio senza registrare, ma però do roba che ormai non va più. L'ho misurato questo per l'ennesima volta, appunto, e quindi mi va bene, quindi come dire, non mi viene in mente il termine specifico. Non lo do, non lo decluttero, non lo do via e non lo regalo neanche, anche perché mi va bene, quindi top, mi piace. E poi è un bel colore, molto bello. Eccolo, è un simil marinaio, quindi top, mi piace. Ma perché io sono un po' una marinaietta per certi versi, perché? Per il semplice motivo che a volte le promesse le mantengo, ma non sempre, quindi un po' mi rispecchio questo vestito. A parte scherzi, è vero, qualche volta lo sono. Non è sempre che riesco a rispettare quello che voglio io o a voler rispettare certe questioni. In generale io parlo, nelle cose della vita di ognuno di noi, in generale, quando prendo un appuntamento, per esempio, se non posso, non ce la faccio, non ne ho voglia, o non me lo sento per chissà quale tale motivo, quale particolare motivo. Tale, eccetera, tale, vabbè, quale particolare motivo, annullo oppure dico, ah, oggi non posso, oppure oggi sai cos'è, come dire, là, do sempre una scusa. Non è sempre così, ragazze, non ve l'abbiate a male, ma non è sempre così, dipende l'appuntamento che ho, dipende quello che ho da fare, quel che ho da fare, non c'ho quello che ho da fare. Non mi presento oppure non faccio quello che c'è davvero da fare. E niente, questo era tutto. Nulla ragazze, il video è terminato qui perché è durato anche troppo per i miei gusti. Non so manco se riesco a editarlo, ma proverò. Non metto nessuna musica perché tanto, vabbè, non importa. Però almeno lo metto in modo che si possa sentire bene. Un bacio, mettete like se il video vi è piaciuto e soprattutto iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao! Seguitemi su YouTube, Melania-8 e Instagram, ciao! E anche su TikTok come Melania Beauty, no, Melania Makeup Beauty, vabbè, comunque vi metterò tutti i link giù nell'info box. Ciao!